Un cittadino che da Porto Empedocle si è innamorato del Monte Amiata. Santa Fiora ha consegnato la cittadinanza onoraria allo scrittore Andrea Camilleri. Il padre del commissario Montalbano, infatti, ha scoperto il Monte Amiata nel 1968 grazie ad un amico e da oltre 40 anni ha deciso di costruirvi anche la sua casa di Bagnolo. C'è stato un mio amico, uno scultore, Angelo Canevari, che aveva un amico di Bagnolo, un pittore, Grazioso David, che l'invitò a venire a casa sua qui a Bagnolo. Lui venne, si innamorò del luogo e comprò una casa qui. Dopodiché cominciò a dire a me: perché non mi viene a trovare a Bagnolo? E io lo venne a trovare e mi innamorai del luogo con mia moglie. Ecco, questo accadde nel 68, lontanissimo. Camilleri dunque da 4 decenni trascorre l'estate a Bagnolo, ma spesso ci trascorreva anche l'inverno. Nel 73 ho fatto costruire una casa dove veniamo regolarmente le estati, anzi in altri tempi passavamo addirittura i capodanni, venivamo a trascorrere qui. Ecco, quindi diciamo sono oltre 40 anni che bazzico da queste parti. Un atto quasi dovuto dunque per Santa Fiora, quello di consegnare a Camilleri la cittadinanza onoraria. Il sindaco Federico Balocchi ha spiegato cosa riesce a dare la comunità a Camilleri, oltre al grande affetto. Lui ha detto quali sono poi le motivazioni: la bellezza del paesaggio, il calore delle persone, ma anche la grande discrezione delle persone, per cui lui è sempre libero di andare per le strade, al bar, senza che nessuno, nonostante la sua grande notorietà e la sua grande personalità, nessuno lo ferma, gli chiede un autografo, gli chiede l'anticipazione sul romanzo. E però oggi abbiamo visto quanto la nostra popolazione, che è così discreta, però quanto è una popolazione affettuosa.